dividendi, dato che mi fa un po' l'effetto Piazza San Pietro, e io mi chiamo Francesco, non so se mi potevo montare la testa e riuscire a fare qualcosa di poco piacevole. Devo dire che ho avuto grande piacere a fare questa attività insieme con Vito, con Carla, con Maffio, con tutti quelli che hanno collaborato per realizzare questo evento, perché per me è stata un'idea fissa. Devo dire che, per usare una frase famosa, ma per altri significati, io ho questo sogno, lo ho avuto per tanto tempo, l'ho avuto in quei giorni, in quei mesi, in quegli anni passati a Venezia, dove, parlando anche con Filippo, ricordavamo il fatto che il giorno e la notte si differenziavano solo per una luce leggermente superiore rispetto a quello che era il panorama generale. La nebbia la faceva da padrone, e tante volte mi chiedevo se per caso mi trovassi in un altro mondo. Mi mancava il fatto del vivere quotidiano con tutti voi, e il fatto di poter scambiare le parole con qualcuno. Dicevo a qualcuno di voi che, non avendo più la possibilità di parlare in siciliano, di parlare con quelli con cui avevo condiviso quegli anni, per usare una frase abusata, sono i migliori anni della nostra vita, e andavo alla stazione di Venezia a vedere partire i treni che andavano in Sicilia per sentire parlare in siciliano. Addirittura avevo lo stagione dei cassi di Angela Maria sugli stili, la prendevo in giro sulla mia vicina. E non eri il solo che prendeva. E quindi quando a giugno dell'anno scorso ci siamo incontrati, Filippo, Mirella, Vito, Maria, mia moglie, e Vito ha detto: ma sarebbe bello riunirsi e avere la possibilità di ricreare, almeno per un giorno, per alcune ore, quel clima che aveva contraddistinto la nostra esperienza. Devo dire che era come se si fosse aperto finalmente uno spiraglio, perché quando la morte di padre Pasqualino, secondo me, era venuto meno qualsiasi possibilità di poter ricostruire, diciamo, quello che era stato quel periodo di eventi, anche se in linea astratta pensavo che qualcosa si potesse fare. Quindi abbiamo cominciato a lavorare, lui a Torino, io a Roma, Carla a Milano, e ogni tanto ci scambiavamo le cose. Avevamo pensato di trovare più materiale, veramente. Purtroppo non siamo riusciti a trovare filmati, abbiamo trovato delle foto del coro e di quel periodo. Io direi che veramente quel periodo io l'ho vissuto praticamente dal 63 al 78, quando sono partito, 15 anni, a braccia 15 anni, ma era un periodo in cui Maska Lucia era veramente un crogiolo di idee, tutta una serie, un ribollire di iniziative, di idee che potevano spaziare dalla
moralmente inferiore, e per, ecco sì, infatti quel ragazzo mi ricorda qualcosa, il teorema di Pitagora è questo. Si è laureato con lui, ecco. Storia. Quindi, Francesco, Madonna. C'era anche la radio francese, come? Due mani. Ti ricordo una cosa, cerchiamo di scrivere i verbi transitivi, intransitivi e riversivi, e a un certo punto, non sapendo più che cosa trovare, gli fece il discorso, gli fece l'esempio del semaforo. I verbi transitivi erano quelli col verde che potevi passare, quelli transitivi erano col color rosso, quelli riflessivi erano col giallo, passo, non passo. E questa è stata, diciamo, un'altra esperienza importante. Il bello, dicevamo poco fa, con i ragazzi di Matteo Lucia Doc, era che il paese viveva insieme, era come se fosse una famiglia allargata di cui tutti i partecipanti, tutti i membri della famiglia lavoravano insieme per qualche cosa, ognuno dava il suo contributo, più chi meno, chi in una forma, chi nell'altra, ma era il vivere comune che era l'erito di questo fervore. Prima si diceva che c'erano un grande movimento di orfoni che diciamo, dava la spinta propulsiva per andare da una parte dell'altra. Devo dire che secondo me c'era anche un grande movimento di neuroni, perché su certe cose ci sono stati dei contributi veramente importanti dal punto di vista artistico. Io mi ricordo le cose di Salvatore Caruso, mi ricordo Paolo Pappalardo a dipingere le scene, le quinte del teatro, a cucire i vestiti, vedendo i vestiti, le cose, montare tutte le diciamo la parte scenografica del teatro, per esempio. Anche alla radio cercavamo di fare l'utile e il dilettevole, il serio e il profano. Facevamo la trasmissione che si chiamava Buona Domenica, che era un po' demenziale sullo stile di alto gradimento, eccetera. Mi ricordo ancora il buon padre Pasquarino, quando cercavamo di alzare l'antenna, di mettere su l'antenna, e faceva piano, piano, piano. E quando pensate di aver fatto piano, fate ancora più piano. Con il risultato che l'antenna si piegò, perché non è vicino, perché è questo tale che fece piegare l'antenna. Comunque, insomma, le frasi di padre Pasquarino ormai fanno parte della storia. Ragazzetti, silenzio, poteva parlare 100.000 volte, diceva silenzio, non parlate. Senza R, e con due R, il mio fegato. Poi no, Johann Sebastian Bach. Bach. E quindi diciamo che il bello della nostra esperienza è stata che abbiamo vissuto insieme. Devo dire che quando torno a Santa Lucia mi sento un po' combattuto. Io sono combattuto sia quando sto fuori sia quando vengo qua. Quando sto a Roma o stavo a Venezia pensavo a Santa Lucia, per poi arrivare a Santa Lucia e rimanere disilluso, rimanere come dire, basito di fronte a una situazione che non era più quella che avevo lasciato, ma non era possibile che poteva rimanere quella lì, perché i tempi cambiano, le situazioni si evolvono. Io avrei sperato che qualche cosa si riuscisse a salvare tutto quello che è stato fatto. Purtroppo diciamo che oggi troviamo poco di quella realtà che noi avevamo creato. Ci sono delle iniziative, come quelle della Scalucia Dopo, che cercano di
passa una certa età uno la ricorda solo le cose più belle, e non ricorda le cose che erano negative. Sarebbe ipocrita dire che tutto era un mondo, un Eden particolare, però era un mondo in cui noi vivevamo felici di quello che avevamo, che era importante, perché noi riuscivamo a divertirci anche con noi. Anche il solo stare insieme, parlare, scambiare le nostre impressioni, per chi aveva gli orfoni di forte movimento, andava bene anche solo guardarsi, visto i tempi qua, cioè, c'era poco da scalare. Però devo dire che fondamentalmente la nostra generazione ha vissuto un bel periodo. Anche il fatto che noi avevamo poco, non avevamo niente praticamente di tutto quello che oggi hanno, per esempio, i figli. Non c'erano i computer, non c'era internet, non c'era niente di niente. E certe volte erano talmente pacchiole che facevamo delle grandi, facevamo ancora le partite a guardie e ladri, per cui c'era la guardia che aveva bloccato il ladro a metà, io stavo là aspettando che qualcuno si avvicinasse, perché se era un autolato o un auto poliziotto e ci diceva che ho voluto la cosa. Cioè stavamo giornate intere a correre di qua e di là. Alle scuole elementari. La scuola elementare è il nostro campo di battaglia, il nostro stadio nel periodo estivo. Giocavamo, facevamo le Olimpiadi, ancora non rotto, che avevamo scavato la terra in alcuni punti per togliere i sassi, e avevamo fatto la buca del salto in alto e del salto in lungo. Il primo che provò a fare il salto in lungo, sul brumolazzavo uscì una nuvola che scomparivo di un brumolazzo che aveva chiuso e sta pronunziando Marotto, che era che aveva fatto sta prima. Quindi non la voglio tirare lungo, perché abbiamo tutti la percezione di quello che è stato e che non è, e non dobbiamo vivere però nel culto del passato e stare lì a piangersi addosso. Purtroppo chi come me sta lontano, non può più dare un contributo immediato allo svolgersi di nuove attività, alla ripresa di determinate cose, di determinate iniziative. Io veramente non vorrei fare la parte del censore che sta fuori. Io oggi ho voluto raccontarvi, in mezzo alla mia emozione che sto cercando di bloccare in qualche modo, quella che era la nostra esperienza, di condividerla, non insegnare niente a nessuno, perché nessuno di noi ha bisogno di farsi fare lezione da nessuno. Però era bello le iniziative, erano semplici, era bello il tempo, speriamo che ce ne sia la possibilità di ritrovarci ancora insieme. Questa, secondo me, è stata un'esperienza importantissima. Il fatto di potersi rivedere dopo tanti anni, per me è impagabile, è una cosa che mi ha spinto a muovere, mi ha portato anche mia moglie e mia figlia, anzi scusate, parente subvenzionato, volevo fare gli auguri di buon onomastico che abbiamo moglie, perché me l'ho dimenticato. Che
siano di